Artigianato e turismo insieme sul web. Il progetto di Confartigianato Pordenone lanciato in occasione della giornata. Pilatti, basta i privilegi di pochi sul sacrificio di molti. Grossi, dal web straordinaria opportunità, mettere insieme turismo e artigianato. Bolzonello, la regione fa la propria parte, sulla burocrazia anche l'Europa ha le sue responsabilità. Cacciari, serve un patto in cui il governo si impegna a ridurre la tassazione sul lavoro e sulle imprese. Ad Andrea Spagnol il premio Lucchetta 2014. Bentornati all'appuntamento con il TGA di Confartigianato Pordenone. La campionaria quest'anno non si è svolta, ma Confartigianato Pordenone ha confermato l'appuntamento con la sua giornata, giunta alla 68esima edizione, e l'ha organizzata alle scuole Gabelli, dove, come ha ricordato il segretario generale Alessio Belgrado, introducendo i lavori, nel 1947 si svolse proprio la prima edizione della campionaria. Una scelta non solo nostalgica, ha spiegato Belgrado, ma un ritorno alle origini per capire dove si è partiti e progettare dove si sta andando. Temi ripresi dal presidente Silvano Pascolo nel ricordare il titolo assegnato alla giornata. Craft on the Web, un titolo che ha voluto richiamare l'attenzione sulle opportunità che la rete oggi offre alle imprese artigiane pordenonesi, mettendo il mondo a portata di click. Ma lo sforzo degli imprenditori per uscire dalla crisi si scontra, ha detto Pascolo, con un sistema paese che deve con urgenza riformarsi. Il sapere fare è parte del DNA delle imprese artigiane, ma c'è bisogno di riforme. Questo l'esordio del presidente di Confartigianato Pordenone Silvano Pascolo nel corso della giornata. Il decreto Sblocca Italia tocca nel vivo le imprese, sia per i provvedimenti assunti che per quelli ancora fermi, ha proseguito Pascolo. Dove stanno i tagli a improduttività e burocrazia? Sulla burocrazia siamo ancora nello stato delle buone intenzioni. Sul lavoro le decisioni sono ferme al palo. Attendiamo la rinuncia definitiva al Sistri. Abbiamo letto del possibile scatto dell'aumento dell'IVA. Mi auguro sia una battuta, ancora Pascolo. Con una tassazione da record di tutto abbiamo bisogno tranne che un aumento della tassazione. Ha ricordato Pascolo che oggi sulle famiglie grava una tassazione annua di oltre 15.000 euro, ma il debito pubblico continua ad aumentare. A fronte di entrate calanti è necessario ridurre la spesa, ricorda la buona regola il presidente degli artigiani, ma lo Stato non lo ha fatto. Le grandi sacche improduttive non sono state toccate e la burocrazia continua ad essere il cancro di questo paese. Si stima che un terzo del costo di un dipendente amministrativo di un'impresa è imputabile alla burocrazia. Pascolo ha quindi parlato dello stato di sofferenza dell'edilizia, del caro mutui che frena ulteriormente le costruzioni e della necessità di norme che incentivino la ristrutturazione del patrimonio immobiliare pubblico e privato. Ma anche qui la tassazione è una zavorra insopportabile, ha ricordato Pascolo che le tasse sugli immobili sono aumentate del 107%, passando dall'IMU alla TASI. Quindi il governo vada avanti con le riforme, con i tagli alla spesa improduttiva, con azioni finalizzate a riduzione della burocrazia, dei costi sul lavoro, nella liberalizzazione dei rapporti di lavoro, nella riduzione fiscale. Si vada avanti con le riforme, perché ogni giorno che passa inutilmente, ha concluso Pascolo, ci toglie futuro. Quindi procedere con determinazione e celerità per evitare che l'Europa svolga il ruolo di supplente. Alla Regione, Pascolo riconosce di non essere rimasta con le mani in mano, ma si può fare di più, ha aggiunto, soprattutto sul fronte della burocrazia.
dal presidente della Federazione regionale di Confartigianato Graziano Tilatti, sostegno alle richieste di Pascolo. Non chiediamo molte cose, ha detto infatti, chiediamo solo di poter lavorare. E quindi tagli alla burocrazia e ai privilegi, perché gli artigiani sono stufi di essere nella rete dello sceriffo di Nottingham. Tilatti ha ricordato l'inaccettabile dato sulle pensioni, dove accade che 100.000 persone prendono il 55% della spesa pensionistica. Quindi basta i privilegi e le pensioni al di sopra dei 10.000 euro mensili. Sono privilegi inaccettabili, ma basta anche ai regolamenti incomprensibili e alle norme astruse. Sono orgoglioso di essere un rappresentante del mondo del fare, ha concluso, un mondo che è preoccupato ma che ancora lavora e intende garantire un futuro agli imprenditori e ai loro dipendenti e ai nostri figli. Dopo gli interventi di saluto del sindaco di Pordenone Claudio Pedrotti, del vicepresidente della provincia Eligio Grizzo, del presidente della Camera di Commercio Giovanni Pavan e della fiera Alvaro Cardin, è stato il professore Franco Grossi ad entrare nel merito del tema della giornata. Il mondo è cambiato e insieme ad esso anche le richieste dei consumatori, che sempre di più chiedono prodotti su misura. E lo sanno i grandi produttori industriali come la Fiat, che inserisce la parola su misura e quindi artigianale nel promuovere le proprie auto. È partito da qui Franco Grossi per parlare dell'utilità del web, della rete, dei nuovi media per gli artigiani di oggi, ribadendo come i consumatori non comprano più un prodotto solo perché costa poco, ma cercano un prodotto che ha dentro dei valori. Oggi gli artigiani hanno a disposizione armi formidabili, ha proseguito Grossi, che li rendono come Superman, dotati di supervista perché grazie a internet possono vedere quel che accade in quel momento a New York. E di superudito perché sempre grazie a internet possono ascoltare il concerto in corso di svolgimento a Mosca. Possibilità che debbono essere utilizzate e che possono esserlo se l'artigianato del XXI secolo comprende i social network e si innova diventando glocal, ovvero globale restando locale. I nuovi media hanno apportato una rivoluzione completa nel mondo della comunicazione e anche nel mondo dell'artigianato. E lei sicuramente ha presente che esiste le stampanti a 3D e quindi i nuovi artigiani possono con una modestissima cifra riuscire a produrre degli oggetti che poi possono essere anche inviati solo tramite file in un'altra parte del mondo, perché il file è fatto di bit. I bit non hanno peso, colore o odore e passano le frontiere gratuitamente, non hanno i trasporti e quindi io posso progettare un oggetto qui a Pordenone e poi stamparlo a New York. E si chiamano makers queste nuove figure degli artigianali. E l'artigiano in questo modo si riappropria della sua professionalità e l'artigiano diventa anche un piccolo produttore perché in questo modo possiamo fare anche produzioni in piccola serie. Franco Grossi ha quindi lanciato il progetto al quale sta lavorando Confartigianato Pordenone, artigianato e turismo insieme nel web. Mettere insieme il turismo, che è un veicolo formidabile per l'economia, e l'artigianato, con i suoi manufatti, i suoi prodotti, la sua storia. I nostri artigiani hanno edificato il mondo, ha concluso Grossi. Possono continuare a farlo, anche se in modo diverso. È stato il vicepresidente Sergio Bolzonello a portare il saluto della Regione alla giornata dell'artigianato. Bolzonello si è dichiarato dubbioso sulla possibilità che si torni a produrre come in passato. Ciò non toglie che si debba perdere la vocazione manifatturiera in questo territorio. Quando si parla di prossima programmazione europea, sembra di parlare di tutto tranne che di artigianato. Non è così, ha detto Bolzonello.
L'artigianato è invece dentro questa programmazione e io penso, ha proseguito, che il Friuli Venezia Giulia possa essere una regione che, cogliendo il cambiamento, immagina un manifatturiero che cambia, che evolve. Sul progetto artigianato e turismo ci stiamo ragionando, ha proseguito. Nell'attesa molto abbiamo fatto, ad esempio finanziando i Confidi, garantendo le risorse ai fondi di rotazione, inventando il microcredito. Rispetto alla sburocratizzazione molto c'è da fare, ha riconosciuto, ma è il sistema europeo che ci impone il rispetto di parametri e un carico burocratico notevole. Infine, per il vicepresidente della regione, la tecnologia è sicuramente uno strumento formidabile, ma non è la soluzione. È la soluzione per uscire dalla crisi in uno scenario complesso, forse è ancora tutta da costruire. La rete è un concetto vecchissimo. Le antiche città creavano attorno a sé delle reti. Oggi credo sia necessario farlo. Ma non si crea lavoro senza una riduzione del costo del lavoro. È la priorità indicata da Massimo Cacciari, che ha anticipato alla giornata dell'artigianato la sua partecipazione a Pordenone Legge. Gli artigiani devono essere messi nelle condizioni di imparare e trasmettere conoscenza. Parliamo di formazione dunque, ma chi la fa? Il sistema formativo è uno dei doveri dello Stato moderno e se cessa adempiervi genera un bel problema. Rendere produttive le conoscenze e saperle applicare è un problema formativo che non può essere svolto dai settori che lo utilizzano e lo Stato da anni è assente. Così Massimo Cacciari ha esordito nel suo intervento alla giornata dell'artigianato, rimarcando come i problemi del paese siano drammatici, ma sia l'Europa intera in difficoltà. E secondo me è difficile risalire la china senza una unità politica. Il turismo è un volano prezioso, soprattutto se combinato con più elementi. Ma anche se ho valenti artigiani con i loro prodotti, ristoratori eccellenti, buoni alberghi, se poi Pompei crolla, il turista aggiunto non viene. Il perno del sistema deve essere il nostro patrimonio artistico e monumentale, ha proseguito Cacciari, che è unico al mondo. Ma se Pompei crolla, il ragionamento non sta in piedi. E il paradosso è che Pompei crolla mentre Ercolano sta bene, perché se ne occupano gli americani. Una situazione intollerabile. Cacciari invita alla battaglia culturale e politica da fare tutti insieme per far sì che questi processi si innestano, perché la strategia si definisca e tutti facciano la loro parte. Un compito difficile in un paese che ha perso di vista i propri punti di forza, come il manifatturiero, che altri invece hanno mantenuto. Infine la proposta, un patto in cui il governo si impegna a ridurre di 3, 4, 5 miliardi la spesa pubblica e destina gli stessi soldi a ridurre l'imposizione fiscale. Con questo regime fiscale si possono fare anche le migliori riforme sul lavoro, non mi pare che sia il caso dell'attuale, del Jobs Act attuale, ma comunque si possono fare anche le migliori riforme sul lavoro che le imprese non assumeranno, ma non che non assumano perché non possono frustare i dipendenti in ufficio, non assumono semplicemente perché non hanno lavoro, non hanno commesse, non hanno prospettiva strategica, non comprendono il ruolo dello Stato nell'aiutarle, nel favorirle, eccetera, e neanche quello, e sempre meno anche quello europeo, e quindi non investono per questo. Quindi il must è la riduzione dell'imposizione sul lavoro. La giornata dell'artigianato si è conclusa con la consegna dei riconoscimenti alle imprese artigiane che hanno compiuto i 40 anni di attività, di una benemerenza a Tarcisio Filippuzzi che i 40 anni li ha già superati e del premio Lucchetta 2014, istituito da Confartigianato e Banca Popolare Friuladria per ricordare Maurizio Lucchetta. Che è andato questo premio ad Andrea Spagnol, titolare di un'officina meccanica, ma anche inventore di un silenziatore per aeromodelli venduto in tutto il mondo.
Ed è tutto per il telegiornale. A risentirci alla prossima edizione. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.